Sono già in stereo. <ride> Benvenuti, grazie a, grazie a tutti. Iniziamo con un fantastico video, se va. che il problema è che è leggermente pesante e va bene, faremo almeno a meno del video. <ride> esatto. Grazie a tutti per essere intervenuti. Io sono Claudio Monteverde, mi occupo della comunicazione di Google e di YouTube e cercheremo di raccontarvi con chi uh, fa questo mestiere tutti i giorni sul, sul tubo come si diventa youtuber. Allora, parto io a raccontarvi un po' um, che cos'è YouTube. Um, anzi, faccio un passaggio, un passaggio indietro. Che cos'è e quanto è importante uh, fare video? Secondo un sondaggio che um, ha pubblicato Mashable nei mesi scorsi, i video e il traffico costituito da video è il 55% del, di tutto il traffico web. Se guardiamo a YouTube, gran parte di questi o comunque una buona parte eh, di questi utenti che vedono e che eh, condividono video passa proprio tramite, tramite YouTube. Un miliardo di persone in tutto il mondo guardano video eh, su YouTube e sono più di 6 miliardi le persone che attraverso YouTube condividono le proprie passioni, guardano video, condividono con gli amici quello che, che vedono sulla piattaforma. Eh, anche in Italia è un trend assolutamente in crescita, secondo gli ultimi dati di Audiweb sono 21 milioni gli italiani che si collegano ogni mese a YouTube e eh, la cosa che mi colpisce sempre di più è... Quanti sono i, le persone, gli italiani, ma anche in generale gli utenti nel mondo che caricano video su YouTube? Se ci pensate, ogni minuto vengono caricate più di 100 ore di video. Qualche anno fa eravamo a 60 ore. Uh, questo significa che uh, sostanzialmente da quando abbiamo iniziato, da adesso siamo già a 5-600 ore caricate uh, in tutto il mondo. Il, um, un altro aspetto che come dire, mi sembra interessante e importante eh, raccontarvi è eh, invece quello che riguarda lo strumento, gli strumenti che vengono utilizzati per visualizzare questi video. Perché? Perché quando si, si vuole diventare videomaker o quando comunque il video diventa eh, l'obiettivo o parte integrante della propria professionalità, il, anche lo strumento attraverso il quale chi ci guarda eh, accede ai nostri contenuti diventa importante e eh, se guardate il, il trend dal 2011 a oggi è cresciuta esponenzialmente la eh, fruizione attraverso dispositivi mobili, attraverso smartphone, attraverso tablet, attraverso cellulari. Oggi il 40% del, dei video visti da youtube vengono visti attraverso eh, il mobile. Il um, i partner che trovate su YouTube, eh, non c'è bisogno di elencarli, ma sono ovviamente centinaia, da partner più istituzionali come i grandi broadcaster, come eh, le radio, come le etichette musicali, a giovani ragazzi come loro che hanno iniziato la, la propria eh, carriera, se vogliamo dire, su YouTube o quantomeno a coltivare una propria passione sul, sulla piattaforma. Uh, non solo, ovviamente oltre alla musica che restano dei contenuti uh, più guardati e più condivisi sul, su YouTube, lo sport è altrettanto seguito, se veniamo invece al uh, mondo dei creator, quindi al mondo di uh, chi fa contenuti su YouTube, uh, sicuramente entertainment, gaming e uh, beauty e fashion sono diciamo, le, le aree che raccolgono il maggior numero di, uh, di creator e di, di persone. Uh, quando parliamo di YouTube non parliamo mai solo di semplici spettatori, ma come poi vi racconteranno anche i ragazzi attraverso le loro storie, si parla sempre di fan. Perché di fan? Perché rispetto uh, a qualsiasi altra piattaforma e uh, a qualsiasi altro media decisamente più, più statico, sebbene comunque con i social oramai ci sia un'interazione un po' in tutti, in tutti i media, YouTube è una delle piattaforme che maggiormente coinvolge il pubblico guardante e che uh, secondo delle le indagini che abbiamo fatto anche in Italia diciamo vede un pubblico particolarmente partecipe. Il 57% degli utenti italiani di YouTube tendenzialmente fanno recensioni, commentano blog, commentano attraverso forum quello che hanno visto, quello che hanno eh, guardato su, su YouTube o in generale sul web. Si tratta di utenti tendenzialmente più attivi e più partecipi eh, rispetto alla media, alla media italiana e il 46% ricondivide i video che ha visto. Il, se guardiamo al, ehm, ai, al mondo dei creator, il canale eh, nel mondo che ha raccolto più iscritti, sebbene non ci sia mai diciamo, una, una vera e propria classifica, ma per darvi un'idea di quanto eh, di quant è il potenziale e di quanto eh, come dire, il, i creator siano riusciti a, a raggiungere un pubblico veramente vasto, è quello di un ragazzo svedese più di Pike che ha oltre 30 milioni di, eh, di iscritti al, al canale. I suggerimenti li lascerei per dopo perché credo che sia la cosa che forse è meglio possiamo affrontare tutti insieme. E ehm, come dire, vi, vi rimando invece al, al canale, anzi alla pagina youtube.com/slash playbook per eh, vedere tutti insieme eh, il, gli aspetti più, più tecnici e gli aspetti più. Uh, strettamente legati alla gestione del canale, dalle, come gestire le annotazioni, a tutti i trucchi per in un qualche modo valorizzare al meglio il proprio contenuto sul, sulla piattaforma. Um, L'ultimo punto che tocco prima di passare la parola a, a tutti quanti è il, il tema del, della partnership. Il, il, il nome del panel diciamo, parla, parla un po' da sé, parliamo di professione youtuber, ma io fino adesso vi ho solo parlato di passioni, di condivisione di video, come si fa di fatto a trasformare questo in una professione? Sicuramente non è facile, sicuramente non è qualcosa che si può fare o che si riesce a fare in un giorno postando eh, semplicemente pochi video. Eh, diciamo che però YouTube è uno dei, dei pochi, se non l'unica piattaforma social che ti permette in qualche modo di avere un ritorno, seppure limitato eh, dal punto di vista economico, attraverso il programma di partnership, e cioè attraverso la pubblicità che compare prima, durante o dopo i propri, i propri contenuti. Come si fa? Si, ovviamente si apre un proprio spazio, un proprio canale, si avvia la creazione, diciamo, si avvia il proprio percorso sulla piattaforma, si iniziano a postare video e eh, si può richiedere poi una, l, appunto, la partnership. e Trovate tutte le informazioni sempre ovviamente su YouTube, nel creator sub dedicato proprio, proprio ai partner. Um, Diciamo che eh, appunto non sempre e non solo eh, il, il, il programma di partnership è ovviamente l'unica fonte di ritorno per, per i ragazzi e per tutti quelli che si affacciano a questo mondo, è però comunque sicuramente un, un, un piccolo contributo che per altri può diventare anche un contributo diciamo, più, più sostanziale man, man mano che si aumentano eh, i video, aumentano le visualizzazioni e si, si prosegue nel proprio cammino su, eh, su YouTube. Io a questo punto mi interrompo e inizio a far fare un giro di, di, di tavolo diciamo, a, tutti, a tutti loro per presentarveli, per, anzi, eh, farveli presentare direttamente e scoprire come hanno iniziato a muovere i loro primi passi su, su YouTube. Daniele, parto con te. Ciao a tutti, sono Daniele Doesn't Matter. Ho cominciato a fare video su YouTube quattro anni fa, il 15 ottobre del 2009, quasi cinque anni fa ormai. E niente, inizialmente, sì, come dicevi, si parte sempre da un discorso di passione, quindi eh, non c'era al tempo la consapevolezza che YouTube potesse diventare un lavoro. Quindi, inizialmente i video venivano fatti eh, solo esclusivamente per far divertire il pubblico e per divertire eh, noi stessi. Ora, il concetto non è cambiato, io personalmente continuo. A fare video per divertimento, per divertire e per divertire me stesso, ma eh, il cambiamento è stato introdotto appunto dalla partnership, il che permette di trasformare una passione in un lavoro. Ciao a tutti, sono Roberto e diciamo che su YouTube ogni tanto apro e chiudo i canali, allora, io ho iniziato a fare YouTube eh, nel 2008, quando ancora non, non c'era esattamente un programma di partnership, eh, dopodiché ovviamente ho sperimentato, sperimentato, sperimentato. Oggi ho diversi canali, eh, uno mio personale in cui mi occupo di parlare di aspetti tecnici, ma anche di vicende di YouTube o meglio c'era ancora, oggi non so se ci sarà, eh, poi ne ho uno eh, relativo alla mia gatta che eh, copiando un po' un format giapponese di un gatto molto popolare Maru, oggi ha più di 20.000 iscritti e 200.000 like su Facebook e eh, adesso sto intraprendendo diciamo, un progetto che eh, è legato alla mia professione di un canale tematico. Eh, un po' più particolare vediamo se riusciamo a sfruttare diciamo, una, una determinata popolarità acquisita grazie al canale in cui parlavo di youtube e eh, portare i fan diciamo su, su, quel, su quell'altro canale scusa ma il tuo gatto ha 200.000 like Nel mondo. wow ha wow, più fan di me il tuo gatto <ride> beh giusto così comunque No, noi siamo gli HMET, siamo un duo, io sono Luca. Met? Eh beh, bravo. No, noi abbiamo iniziato prima di tutti qua, forse. Sì, 2007. 15 febbraio 2007. Eh, pensa, eravamo giovani. E tu quando hai iniziato, scusa? 2006? ho detto una cagata eh. allora. Eh... Vabbè, comunque nel 2007. Noi abbiamo iniziato un po' per caso, perché lui si era lasciato con la ragazza, posso dirlo. Che novità. Vabbè, l'ho già altro. detto comunque. <ride> allora, il classico amico idiota che va a consolarlo... Abbiamo acceso la telecamera, abbiamo fatto i cretini. Eh, infatti, la gente ride solo guardandomi, ci sarà un motivo, no? E comunque, no, da lì abbiamo, ci siamo un po' evoluti. Diciamo, è diventato un lavoro non retribuito, chissà quanto. Eh, non credete che. però, riusciamo a pagarci le spese, almeno è la produzione dei nostri video. Siamo autonomi al 100%. Bravo, <ride> grazie. Ho detto una bugia. Io non ho iniziato nel 2006 a fare video, ma nel 2007. No, però in realtà nel 2006 ho aperto il canale, quindi, cioè, sulla carta sono vecchio. Ti, ti batterò, perché io era nel 2004, il primo. E vabbè, adesso no, qualcuno giuro. ha aperto poi, un canale poi, nel poi, 96, non lo so. Poi, poi, poi racconto perché, però. Prego, bene. Comunque, in tutto ciò, io mi chiamo Cane Secco, il nome un po' più spiegato di tutti. E, e con lui sono qui perché abbiamo aperto una società che si chiama Slim Dogs. Quindi, adesso siamo i cani secchi. I cani secchi Questo saranno è... gli 80 kg che facciamo in due. Esatto. E vabbè, il succo è che noi facciamo video di vari... Io faccio video di vario tipo. E con la società cerchiamo di fare una cosa un po' più lavorativa, che però è in fase di costruzione. Questo è. Il tutto. Sì. Quando vi siete accorti che da YouTube poteva arrivare qualcosa di più che semplicemente la condivisione di qualche video? Immagino che non abbiate iniziato pensando, diventerà una star. O forse sì? Questo forse te lo posso spiegare, ritornando all'idea del 2004, perché la, prima, la mia prima esperienza su YouTube è stata. Io andavo a scuola di cinema e ogni volta che facevamo le esercitazioni si facevano 3.000 DVD per farli vedere a tutti. Poi abbiamo scoperto YouTube, appunto 2004-2005 abbiamo detto no, usiamo quello, mettiamo il video là, così non c'è bisogno di fare DVD, cioè dai il link a chi lo deve guardare ed è fatta. Poi a un certo punto anni dopo, io l'ho usato così YouTube per diversi anni, ho scoperto lui nel 2007 appunto e lì ho capito a che cosa poteva servire YouTube cioè lì ho capito che veramente si, cioè era, era una piattaforma potentissima cioè non era semplicemente per metti il video dai link a qualcuno che se lo guarda così semplicemente non gli dai il dvd e e anni dopo, vedendo quello che stavano facendo, studiando la cosa, ho aperto il mio canale YouTube dove facevo delle sorte di interviste chiacchierate ad altra gente di YouTube che duravano un'eternità. Cioè erano 30-40 minuti la gente. Eh sì, lo so che duravano tanto, come io, io parlo sempre tanto. E, e questo serviva perché volevo proporre un documentario. Io volevo proporre un documentario sulla gente che fa YouTube. Quindi, la prima cosa che ho provato a fare è farlo direttamente su YouTube: cioè intervistare queste persone per poi poter proporre il format a una televisione, un produttore che poteva essere interessato a questa cosa. E, e poi, YouTube stesso, cioè, effettivamente. E da lì poi appunto ho conosciuto lui e la cosa, piano piano, è diventato un lavoro. Cioè, è stato un po più. Sì. Beh, io in realtà il momento in cui forse ho compreso la forza di YouTube, più che quando un mio video a un certo punto ha avuto un boom di visualizzazioni incredibili, che quello è un po' il caso. Cioè, può succedere, penso che a tutti qui è successo a un certo punto che un video è, fatto, è diventato virale, si dice così. Eh, è più quando a un certo punto con un gruppo di altre persone abbiamo fatto una web series, cioè una serie di quelle televisive, però su internet e abbiamo unito le forze tra vari youtubers ed è diventata una cosa con un buon seguito, quindi lì c'è stato tipo una, un momento di fiducia nel confronto, o de, l'inizio della fiducia nei confronti del web, questo è stato per me. Per noi invece è stato proprio l'aumento dei numeri, cioè all'improvviso abbiamo visto i numeri ingrandirsi a dismisura, soprattutto quando ha iniziato a... Facebook. Sì, con Facebook praticamente quando tutti hanno iniziato a usare Facebook i numeri sono aumentati perché è partita veramente la condivisione dei video di YouTube e lì abbiamo capito che potevamo sfruttare i numeri che stavamo fa facendo e trasformarlo in un lavoro. Ovviamente abbiamo avuto mille problemi. Sì, chiusura di canali, <ride> pagine rubate, minacce di morte, cioè è successo di tutto. Ma piano qua... piano con uh, la dedizione siamo riusciti a farlo diventare un piccolo lavoro. Tutto è partito comunque dall'aumento dei, dei numeri. Prego. Vado io. Vabbè, io ho capito la potenza di YouTube quando ho visto che Fremmatano e make Makeup monetizzavano tantissimo. Allora bisognava trovare un modo per monetizzare e quindi abbiamo fatto una carriera. Invece quando mi sono reso, diciamo personalmente, che era importante YouTube, era quando... Uscivo di casa e dei ragazzini urlavano. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Allora lì rimani un po' perplesso dal fatto che da un video in camera arrivi ad altre persone in pochi istanti, praticamente. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Roberto. Il momento in cui ti rendi conto che YouTube si trasforma in qualcos'altro è proprio quando le persone virtuali che ti conoscono e cominci a conoscere online. Le vedi di persona e ti riconoscono. Dici, caspita, la prima volta che è successo è stato un Natale, ero in giro per Torino con i miei a fare compere e mi hanno fermato due persone che mi seguivano. Ai che i miei genitori pensavano che avessi pagato delle persone per farmi riconoscere. Era eh, ed era vero, sì, infatti continuo a investire soldi per la gente che mi ferma. No, eh, scherzi a parte, ti rendi proprio conto che YouTube diventa veramente qualcos'altro quando... Eh, non solo i numeri parlano, ma sono proprio le persone che ti seguono a eh, creare il tuo seguito. Quindi a scriverti, a riconoscerti per strada, a vederti come un modello, oddio, un modello, forse una parola esagerata, però comunque una persona in cui ci si può riconoscere. Che la differenza fondamentale tra un personaggio famoso televisivo, cinematografico e uno youtuber è questo: lo youtuber parte dal pubblico stesso. È, eh, continua a riconoscersi con il pubblico stesso questa secondo me è la vera forza di youtube ma diciamo che quando o meglio com, come youtube ha poi cambiato in un qualche modo il vostro rapporto con, con questo mondo nel senso eh, continuate a essere solo youtuber avete fatto anche altro come la piattaforma vi ha aiutato e insomma se siete qui immagino che continuate a essere anche youtuber però nel senso Mm, mi piaceva capire se c'era stato in qualche modo anche la mm, diciamo un aiuto, un uh, modo per raggiungere al altri media, altre vie uh, che vi interessavano. Eh, allora sì, eh, YouTube funziona anche come trampolino di lancio, in senso, eh, molti, molti miei colleghi cosa fanno? Utilizzano YouTube sperando di guadagnare visualizzazioni e iscritti, così che è da farsi notare da aziende, agenzie o televisione, cinema, editoria, per poter fare altro. Eh, io personalmente è un discorso che seguo in parte, nel senso eh, mi sono reso conto della potenzialità di YouTube quando... Eh, il mio utilizzo si ferma a YouTube, nel senso non voglio eh, rinnegarmi possibilità di fare altro al di fuori di YouTube, ma YouTube principalmente rimane eh, il mio core business, nel senso continuo a fare video su YouTube, ma posso prestarmi anche a cose esterne, quindi non lo uso principalmente come trampolino di lancio, ma è un modo per sfruttare altri media per portare eh, visibilità al mio canale. Poi non so tu Rob. Ma io credo molto in YouTube nel senso come piattaforma, il problema è quando, cioè io ho visto in questi anni che le televisioni, le radio hanno cercato di portare gli YouTuber sulle loro piattaforme, il problema è che spesso hanno snaturato gli, gli YouTuber, quindi ben venga diciamo, un rapporto televisione, radio, giornali con, con YouTube, però devono riuscire a portare il prodotto... Medesimo in, in altri media, se vogliono, altrimenti diventa. Ho visto spesso snaturare, far fare cose che ovviamente erano eh, fatte semplicemente perché avevano dei numeri quindi per portare del pubblico e non sono state grandi operazioni, secondo me. Tornando, tornando al discorso di prima, quando ci siamo accorti che poteva diventare una professione, è stato anche quando aziende esterne a YouTube sono arrivate. Facendoci proposte lavorative quindi è stato sì un trampolino di lancio, e poi, come dice Daniele, rimane comunque la nos il nostro lavoro principale, cioè noi siamo su YouTube e rimaniamo su YouTube. Poi, se andiamo a fare cinema, radio, TV, ben venga. Però nasciamo come youtuber e moriremo come youtuber. E mi tocco le palle, <ride> fino a 90 anni. Fino a 90 anni. Tu hai 90 anni senza capelli, senza niente a fare YouTube. No, per, per me, e poi ci metto pure noi, la situazione di, eh, non è proprio diversa, ma quasi, cioè YouTube è fatto di persone, eh, per esempio a me mi ha permesso di conoscere delle persone, cioè stare là dentro, perché poi fra gli youtuber si crea la gente e dice che c'è la guerra, ma non è vero, a me no, da una parte sì, dall'altra parte no, a me mi ha permesso di conoscere persone, di conoscere loro, di conoscere lui, eccetera. E conoscendo per esempio Matteo, cominciando a collaborare con delle piccole cose dentro YouTube, come per esempio la serie di cui parlava prima, io sono subentrato nella seconda stagione, quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme pure anche fuori da quel progetto in altri progetti che stavano sempre dentro YouTube. Fino alla fine abbiamo aperto questa società di produzione video, cioè abbiamo fatto questo salto ed è partito tutto da YouTube e grazie a YouTube. È quello secondo me è lo step successivo. Che poi, per esempio, il mio canale è più o meno in stasi perché non riesco a fare cose da un sacco di tempo. Ma io lavoro per YouTube in continuazione perché comunque montiamo video, realizziamo video sempre anche per altra gente che fa YouTube o per delle aziende che hanno dei canali su YouTube. Quindi i nostri contenuti vanno su YouTube dalla mattina alla sera e nel mio canale, per esempio, non ce n'è, però ci si lavora sempre. Eh, la nostra società lavora anche per quello, soprattutto. Infatti, in realtà, se non ci fosse YouTube nel, pro, nel mondo, io farei comunque il videomaker, probabilmente, però avrei una marcia in meno. Cioè, avrei quel quel gradino che, ho, che sono riuscito a salire perché c'era di mezzo la condivisione con le persone, c'era di mezzo la condivisione con gente che semplicemente vede un tuo prodotto e ti dice ah figo al prossimo se ti serve una mano per questo vengo, ti do una mano perché io so fare questo. Quindi per me soprattutto riguardo quel progetto della serie che dicevo prima che poi ha aperto una serie di collaborazioni allucinanti è stato un modo di conoscere dei miei più o meno coetanei che vogliono collaborare con quello che faccio o con quello che facciamo. Quindi è stato più che altro un... Ho, ho, ho usato molto il lato social, poi che è il lato social di YouTube. Infatti la cosa principale è che YouTube è stato un po' il, il ponte. Per metterci in comunicazione, per fare poi lo step successivo, quello di fare. Anche perché c'è stato un momento in cui io iniziavo a fare il videomaker e mi è preso il panico totale perché avevo 19 anni, quando sono, 18 anni, quando sono uscito dal liceo e ho iniziato a fare il videomaker e lavoravo solo con quarantenni. E dicevo: Aspetta un attimo, i miei amici stanno all'università, conoscono giovani, hanno i coetanei intorno, io che faccio, vivo quei quarantenni finché non divento quarantenne pure io? No, non va bene. Ed è lì che c'è stato un po' per caso il fatto che tramite YouTube ho conosciuto una marea di persone e non erano più quarantenni e anzi c'era proprio questa mentalità di proviamo, sperimentiamo, vediamo che succede. Fico. Senza contare le professionalità che si trovano. Cioè io ho quest'utopia di realizzare un film con la gente che lavora su YouTube, l'ho proposto anni fa con il primo Next Up, dove, esatto, dove, non mi hanno considerato proprio però perché ci sono disegnatori, ci Bonetti. sono truccatori Bonetti. Bonetti ride, Bonetti ride sempre ogni volta che io propongo qualcosa e chi dice sì, ciao eh, beh, ci beh, sono beh, ad, beh. disegnatori, ci sono attori, ci sono autori c'è eh, delle, chiamiamole maestranze c'è veramente tutto per esempio per una produzione videoseria quale può essere un lungometraggio e ho via, e prima o poi forse ce la facciamo tra youtuber, tutti tra, sì esatto Natale a Youtube Natale. Il panel si chiama Professione Youtuber Perché? Perché di fatto Anche se tanti Soprattutto quelli che non vi guardano Pensano che uno va lì, si fa il suo video E in quattro minuti ha fatto tutto il resto della giornata se la spassa In realtà c'è tanto lavoro dietro ai video E ai vostri canali dove nasce l'ispirazione e ehm, appunto cosa, cosa vi fa scattare là per un nuovo video? E soprattutto c'è un pensiero, è solo istintuale? C'è una programmazione? Come funziona? Quando vedi il primo segno di YouTube che arriva da Google, ti viene la voglia di fare altri video. No, eh, scherzi a parte. Ehm, l'ispirazione, vabbè, eh, bisognerebbe aprire un discorso apposito per l'ispirazione. Apriamo, Sì, apriamolo l'ispirazione, beh ovviamente questo dipende da caso a caso da youtuber a youtuber, io personalmente che faccio video di situazioni comi comiche mi faccio ispirare un po' da quello che mi circonda da quello che mi capita, dal rapporto con le persone e in base a quello cerco di riprodurre queste situazioni car caricaturizzandole yeah, ce l'ho fatta, sì eh, nei miei video eh, bello vero come parola, caricaturizzandola ce l'ho fatta di nuovo eh, facendo una caricatura zandola capito? azzannandola, sì, con i denti per quello i denti, esatto. La domanda qual era Come trai ispirazione per i tuoi video? No, ma c'era un altro pezzo, questo l'abbiamo risolto già. La professione, La professione e quindi? Se c'è problema Ah sì, programmazione, esatto. Ecco, nel mio caso i miei video sono strutturati e come dicevi appunto non è che eh, l'utente medio cosa fa che non conosce il mondo di YouTube, vede un video di 10 minuti e di conseguenza pensa che per realizzare questo video di 10 minuti ne hai impiegati almeno solo 10. 11 mm. minuti, dai, giusto il tempo di upload se hai una linea molto veloce. In Ah, beh, giustamente, perché poi allunghi con immagini e musica. Eh, in realtà, adesso vabbè, parlo personalmente perché ho il microfono io, quindi parlo del mio caso. Eh, io realizzo questi video della durata di 10 minuti. E eh, cosa succede? Mm, la lavorazione che c'è dietro è molto, molto ampia, ad esempio impiego circa 6 ore di scrittura copione, 2 ore di riprese e poi una ventina d'ore di montaggio, quindi per quei video di 10 minuti c'è effettivamente dietro un lavoro impegnativo e costruito e pensato. Nel mio caso invece se il video dura 10 minuti dura 11 minuti il lavoro. A parte, a parte tutto, diciamo che eh, volevo prima fare una piccola, visto che io di solito faccio critiche, volevo fare una critica sul, sul concetto di professione. Credo che siamo in una fase dove alcuni, alcuni creatori, comunque i creatori, cerchino di dare una professionalità, professione professionalità al lavoro su YouTube. Devo essere sincero: c'è ancora molto da lavorare sul concetto di professionalità. Del, del lavoro di youtuber proprio perché mancano alcuni elementi come mh, per esempio mh, il rispetto del regolamento al 100% la tutela legale ci sono delle cose che non possono eh, essere ancora considerate come professione come le altre professioni io ho, ho anche un'altra professione quindi so che in quella professione sono più tutelato che a fare lo youtuber. Quindi io mi auguro ovviamente da youtuber che si arriverà a un concetto di professionalità sia dei creatori che del pubblico che degli addetti che ci lavorano. Per quanto riguarda la programmazione dei video io sono uno dei... Fortunati, nel senso che mh, ci metto veramente 11 minuti su, su 10 minuti di video e molte volte devo eh, solo aprire la mail per vedere le notizie che mi mandano chi mi segue, quindi guardare un attimo. Poi su, sull'aspetto tecnico mi piace molto, sono, sono nato dai, dai primi mesi di YouTube, quindi è molto più semplice per me parlarne quindi eh, da quel punto di vista a differenza di Daniele che ci mette tanto nel mio caso col canale diciamo di analisi critica è abbastanza un lavoro abbastanza veloce che mi permette di associare il mio vero lavoro a, a quello di youtuber beh noi come programmazione dipende dal video che facciamo ci sono video che magari ci mettiamo 3 o 4 ore 2 ore e video che ci mettiamo 16 giorni noi ci abbiamo messo 16 giorni a fare un video perché erano tutte location uh, Chilometri di distanza, 40.000 persone, abbiamo capito che non dobbiamo più fare video così perché ci siamo veramente stressati per fare Gagnan Style. Si sì, ha fatto 5 milioni e mezzo, ma tu hai perso i capelli e io ho preso i chili quindi non è che cioè, non è andata molto bene. Perché ridi sempre? Ma quando mi guardi e ridi? Pensate. La programmazione è importante, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito negli ultimi mesi, perché noi di solito non programmavamo, ni programmavamo niente, cioè. Doveva uscire un video, lo facevamo e usciva così, random. Quando abbiamo iniziato a far uscire un video ogni lunedì, eh, ogni mercoledì, ogni venerdì, la gente ha capito che in quei giorni esatti, in quell'orario esatto usciva il video, e quindi ti permette di avere più pubblico. Cioè, il pubblico torna perché sa che uscirà un video. La programmazione è importante per questo. Eh, in più, quando lo fai come professione, tra virgolette, come dice Roberto. Eh, a volte ti capita di avere un carico di lavoro, di lavoro maggiore, perché magari sei un po' stretto con i tempi, togli un po' di qualità, perché devi far uscire per forza il video quel lunedì. Quindi bisogna trovare un po' un compromesso su questo. Eh, L'ispirazione da fatti quotidiani, noi ad esempio facciamo parodie, quindi usiamo le canzoni del momento. E quando facciamo i video comici o cose che ci sono capitate personalmente. Sì, tipo la tua vita amorosa sfigata. Tipo la mia vita amorosa sfigata, o, o comunque cose di attualità. o il trend del momento. Non so, esce l'iPhone 6. Fai il video sull'iPhone 6 Prego. e poi me lo compri, vero? Non ci sono soldi. <ride> Ma allora, diciamo che se una professione, come descrizione, può avere, fare una cosa in maniera più o meno regolare. Io non sono uno youtuber, cioè, nel senso, io forse sono il sola di YouTube 2013-2014, penso, ho fatto, non lo so, 6-7 video in due anni, quindi. Quello, quello che faccio è un qualcosa che non rientra nel programmare eh, il trend del momento, perché non ci riesco fisicamente, proprio perché faccio la stessa cosa per lavoro. Quindi non ho la capacità mentale di dire «Ok, oggi ho, adesso ho finito di fare video per lavoro, che faccio? Facciamo dei video!» Cioè, probabilmente a quel punto uccido qualcuno. Però succede un altro processo che porta, porterà prima o poi a uccidere qualcuno, il fatto che non sono mai contento di quello che faccio. Cioè, quando pubblico un video, dopo due settimane che ci sto lavorando, ehm, quel video ha subito una serie di processi di odio per la vita e per il mondo e per tutto ciò che appartiene alla vita e al mondo, che lo porta ad essere un qualcosa che vagamente mi soddisfa. E purtroppo questo processo eterno di, di, di critica di ciò che ho fatto porta a farmi fare... Se mi impegno tantissimo, un video al mese, cioè quando è successo, riuscivo a fare un video al mese, facevo un video al mese. Quindi non c'è cadenza regolare, non c'è seguire un trend, però c'è magari fare quel video che per me è un test di qualcosa di visivo che voglio provare perché magari, non lo so, l'ho incontrato su un lavoro e non l'ho fatto benissimo e allora lo voglio rifare a bomba e rispondo al contrario quindi alla domanda dell'ispirazione l'ispirazione viene da provare a fare qualcosa che forse non so fare a livello video come videomaker Sì perché molte volte partono da un'idea, sì, sì. dalla voglia di fare un effetto, di fare una cosa, di riprendere una cosa in un determinato modo allora poi esce fuori la storia per fare il video eccetera Parliamo di fan. Voi rispondete, interagite, ricevete commenti, ehm, vi danno spunti anche appunto per, per, per i video o siete abbastanza autonomi? Noi abbiamo girato una volta un video che parlava proprio di questa cosa, quello dell'amore. C'è che... anche tu mi sembra, i commenti che abbiamo ricevuto un po' di volte da dei fan diciamo un po' ossessivi. Poi ci sono i fan ossessivi, i fan, uh, um, ci sono diversi tipi di fan diciamo. Ci sono quelli, quelli che sembra che ti vogliono uccidere quando ti incontrano per strada. Tipo l'altra volta mi è capitato uno enorme che si è avvicinato e mi fa ma tu sei quello che fa i video? Io mi sono cagato addosso. Cioè, però, uh, sì. Ma sei un grande! Io minchia, mi meno male. Oh, cioè ho rischiato la vita quella volta. Quindi diciamo ci sono diversi tipi di fan. Comunque fa piacere perché senza questo seguito penso che non faremo nulla. Quindi grazie a loro che facciamo i video. Ma che ridi? A... Ti ho detto che grazie a te che faccio i video e ridi molte volte seguiamo anche le indicazioni che ci danno e comunque il pubblico è importante, sono quelli che ti guardano e quindi seguiamo un po' anche diciamo i feedback che ci danno. Ovviamente partiamo sempre da una nostra idea. Poi magari dentro ci mettiamo qualche suggerimento che ci arriva dall'esterno e quindi il pubblico sì è importante. no? per te no? Sì, il pubblico è importante. <ride> eh, no, vabbè, la differenza fondamentale tra old media e new media, dove ci ficchiamo dentro YouTube, è proprio questa: il commento quasi in tempo reale di quello che stai facendo. Carichi un video e sai immediatamente se è piaciuto, se non è piaciuto, che cosa devi cambiare, cosa devi modificare. Se andavi bene così, se non vai bene, e via dicendo. Questo a differenza per tornare al discorso iniziale che vi feci qualche anno fa prima, eh, che ehm, il pubblico ti aiuta a capire in che direzione andare e soprattutto eh, va coccolato, perlomeno dal mio punto di vista. Eh, alla fine della fiera, se fai tante visualizzazioni, se piaci, se hai tanti iscritti è eh, un 50-50, io che vi ho fatto divertire, voi che vi siete fatti divertire da me e volete condividere il video. Fatti divertire, sì, eh, oh, io ho scritto un libro, quindi posso permettermi licenze poetiche. L'hai letto, mi spiace, ecco perché ti bruciano gli occhi. Allora, eh, dicevamo, mh, per tornare alla domanda iniziale, io personalmente amo e adoro rispondere a tutte le persone che mi scrivono, i messaggi privati, e cerco di dedicare il mio tempo come secondo lavoro a chi guarda i miei video perché comunque mi sembra il minimo per ringraziarli che il minimo per ringraziare non è comunque una cosa scontata perché non sempre è possibile perché riceviamo tutti quanti milioni di messaggi quindi non vuol dire che se Daniele Dazelmatter vi ha risposto a un messaggio lui è bravo e cane secco che non ha risposto è cattivo semplicemente va al tempo che puoi dedicarci o non puoi dedicarci allora, io direi che inizialmente il rapporto con, con il pubblico è molto più semplice, molto più genuino perché giustamente non hai tanto pubblico, quindi riesci a farti conoscere e, e quindi a conoscere anche il pubblico che ti segue. Man mano cresce il pubblico più diventa più complicato e molto spesso si creano diversi tipi di pubblico, come dicevano... C'è quello che ti segue a qualsiasi cosa tu dici, c'è quello che ti critica a qualsiasi cosa tu dici, c'è quello che non c'è grossa oggettività a certi livelli e quindi purtroppo poi si crea quell'effetto che secondo me nessun ragazzo che inizia a fare YouTube vorrebbe fare, cioè un distacco da quel pubblico e ovviamente bisognerebbe lavorare perché ciò non avvenga, però attualmente succede questo. Sì, prego, prego. Mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Roberto. Che ultimamente Effettivamente c'è un distacco col pubblico perché c'è proprio una grande fetta che odia tutto e tutti. <ride> cioè, c'è gente che appena esce il video non lo guardano nemmeno, ti mettono direttamente a non mi piace, così a caso. E, e noi dall'altra parte iniziamo un po' a distaccarci. Esempio: più di Pai che ha chiuso i commenti perché è stufo di leggere commenti ignoranti proprio. Sì. Mi è piaciuta molto, Daniele, quando hai detto che sono cattivo e non rispondo alle cose. Ho sentito un brivido di positività, non so perché. Comunque, no, effettivamente io sono quello cattivo. Cioè, c'è stato un momento nella mia vita in cui rispondevo anche alle mail di che telecamera mi compro e io, ah, compra questa perché è la migliore. Poi a un certo punto ho capito che forse diventava problematico per la mia vita sociale. Ehm, però un, un elemento molto... Fico, che è successo tramite, tramite proprio il mondo del web, il mondo dei social e quindi ovviamente YouTube? È che a un certo punto, appena aperta la società, con lui ci sono arrivate delle proposte di lavori che ci hanno sommerso, che è una bomba. Però non è una bomba perché avevamo troppe cose da fare e quindi avevamo bisogno di forza lavoro, cioè dal truccatore agli eh, effetti speciali a color correction, montaggio, quello che vi pare. E quindi abbiamo fatto un, un post su internet, forti del seguito di YouTube ci hanno mandato 200 e passa mail in tre giorni, con gente che ci mandava il curriculum della roba che aveva fatto e sono arrivate una quantità di persone brave, ma proprio veramente... Tanto. Ma Anche tu... pure molto più bravi di noi, ma infatti. Tanto ho paura tanto, di... infatti quelli non li abbiamo mai chiamati perché se no sennò poi ci rubano tutto. <ride> ci rubano il lavoro. Anzi, no? l'abbiamo sconsigliato a tutti. E quindi ecco, questa è il, la forza del, del commento, della risposta in diretta. Sì, esatto. Collaborazione, allora voi lavorate insieme con una società di videomaker, loro se non sbaglio hanno fatto un, programma, un progetto insieme eh, sempre su YouTube, eh, come funziona? Vi è capitato? Lo, lo consigliate? Come nasce l'idea? Eh, chi inizia? Vado io, lo consigliamo assolutamente, uno perché... È bello conoscere altre persone e lavorare insieme ad altre persone che hanno la tua stessa passione. Quindi conoscere anche altri metodi di lavoro, a, a mettersi a confronto con altre idee. E, è un po' difficile per um, la distanza geografica. Noi siamo di Torino, collaborare con una persona che sa a Roma come loro è un po' difficile. Bisogna un attimo organizzarsi, avere le possibilità economiche per farlo. E la cosa bella è che riesci a condividere i fan che ha l'altro youtuber e secondo me questa è la forza che manca in Italia che invece c'è nelle altre nazioni cioè noi non condividiamo i nostri fans e i miei fans magari non sono fans di Daniele i suoi non sono miei di solito se riusciamo collaboriamo però succede magari tra me e Daniele non succede tra tutti tutti i youtuber in Inghilterra, ad esempio, tutti collaborano e tutti hanno un sacco di iscritti e sono sempre gli stessi. Qui non succede perché c'è rivalità, c'è proprio un'altra mentalità che probabilmente nel corso degli anni cambierà, ma siamo ancora molto, molto lontani. Noi invece siamo collaborativi al 100%. Cioè, io, stavo io stavo a Parigi, lui era a Roma, cioè per dire, ci siamo conosciuti così e abbiamo cominciato a collaborare. Capita spesso che abbiamo dei lavori dove abbiamo bisogno che ne so, di disegni particolari, eccetera. Allora c'è Riccardo, Richard HTT, che lo chiamiamo Riccardo, eh. c'è stata Angela Vianello Gumitien che ci ha aiutato a fare altre cose. Eh, ci sono state altre persone. che Magari c'è stato un ragazzo, Alessandro, che noi abbiamo conosciuto su YouTube perché aveva un canale dove lui riparava le case. Come si dice, fa fare il muratore lavori di muratura, sistemava le case. E allora noi dovevamo sistemare l'ufficio. E allora senti, lo, gli chiediamo se ha voglia di darci una mano. L'abbiamo contattato. Lui era felicissimo di fare questa cosa. Ci ha aiutato. Adesso siamo pure diventati amici, fra l'altro, e ci ha aiutato a tirare sull'ufficio. Cioè, quindi mh, collaborazione al 100%. Ma gratis Beh, cioè, gratis? No, lui. Eh, mh, no. no, gli abbiamo regalato dei prosciutti. In realtà. Questo è stato il metodo di scambio. No, e, quindi collaborazione anche extra il mondo del video, cioè non per forza inerente. Poi è ovvio che il video, essendo un qualcosa di creativo, se non subisce un processo proprio di creazione ne risente. Più sei, più teste lavorano a qualcosa, quindi è tutto un mega minestrone che se si riesce a collaborare ovviamente ognuno sa fare meglio dell'altro qualcosa e a viceversa, quindi c'è tutto uno scambio di a viceversa, ho detto, a viceversa. Questo lo puoi scrivere nel tuo prossimo sì. libro. Beh, io, io probabilmente per il discorso che vengo dal mondo del cinema, quindi il cinema è collaborazione. Siamo, siamo stati anche a dare una mano ai Jagal per un lavoro che hanno fatto De Parker, che è fighissimo, lui faceva la fotografia, io facevo le riprese del backstage, eh, ci hanno chiamato ragazzi, che va? Eh, sì, subito! Cioè, quindi, questo ci piace, a me, a me piace, a lui piace, a noi ci piace. Ci piace. Vabbè, è stato quasi detto tutto, sì, le collaborazioni sono eh, una parte importante di YouTube perché è un altro modo per dimostrare di saper collaborare con altri colleghi e di poter tirar fuori qualcosa di nuovo. Mm, è una formula che ha sempre funzionato già nelle sitcom quando c'è il personaggio famoso che compare e le risate di sottofondo. Noi non abbiamo le risate di sottofondo, però è comunque un... Mm, un buon modo di presentarsi al pubblico perché, appunto, come diceva Matt, eh, i suoi fan non sono per forza i miei e eh, quindi è bello vedere i miei fan che mi vedono comparire in un loro video o viceversa. Io, diciamo, faccio collaborazioni indirette: nel senso che, parlando di loro, il loro pubblico viene da me a insultarmi e il mio pubblico va da loro a insultarmi. No, a parte quello, credo che le collaborazioni, come ha detto Matt, servano molto per l'interscambio del pubblico, anche un'altra cosa è molto utile sono le live con Google Hangout eh, in cui diversi youtuber si trovano in live, in, in eventi dirette, quindi se mettiamo ehm, l'evento è nel canale di Daniele e invita me, gli HMET, così ovviamente il pubblico arriva sul suo canale e il pubblico che segue abitualmente Daniele sarà incuriosito ad andare anche sugli altri canali. Domanda del pubblico? Prego. È la prima volta nella storia che qualcuno alza la mano subito, tra l'altro. Vieni, vieni qui che le fai al microfono. Allora, eh, la prima cosa vorrei chiedere, è come funzionano nello specifico gli strumenti di monetizzazione, cioè il succo? E la seconda domanda è per coloro che lavorano in singolo, eh, essendo una professione molto recente non esistono vere e proprie eh, normative specifiche in materia fiscale. Quindi vorrei sapere come gestiscono le tasse per quanto riguarda. E eh, della le... finanza scappiamo subito. <ride> sì, eh, chiudiamo tutto, tirate giù il sipario. Vabbè, ho il microfono in mano, vai, prego. Allora, a livello fiscale, nel mio caso io ho una partita IVA per la mia professione, ho un blog legato alla mia professione, ho dei canali legati alla mia professione, metto dentro tutto lì. Ti stai già giustificando quindi, lui è a posto. Eh, no, vabbè, come lui anch'io ho una partita IVA e... Eh... Se avete intenzione di intraprendere la professione di youtuber, cercatevi un commercialista che abbia una pazienza infinita perché tenterà più volte il suicidio quando cercherete già di spiegargli come funziona tutto quanto. Nello specifico che volevi sapere come, funzionavano, come funziona la monetizzazione. Allora, è un sistema inizialmente legato al numero di visualizzazioni e iscritti che riuscivi a fare tramite YouTube quindi cosa succedeva? YouTube stesso vedeva wow, fico, C'hai un sacco di iscritti un sacco di visualizzazioni ti mandava un'email che quando la ricevevi ti rendeva la persona più felice del mondo in cui eh, diventavi appunto partner di YouTube cosa significa? posso spiegarlo io vai, vai. o vuoi? sei competentissimo ti sto rubando vai, il lavoro vai, eh, pretendo un pagamento anche per questo poi eh, dicevo, diventando partner di YouTube cosa succede? Eh, Google che gestisce AdSense e AdWord, ovvero la pubblicità eh, tramite annunci, ti dà la possibilità di inserire questa pubblicità di aziende che investono su Google nei tuoi video. La pubblicità sarà tematica in base al tipo di video che stai andando a realizzare e in base alle visualizzazioni, i click che riceve la pubblicità, ricevi un compenso. Wow! Bravissimo, <ride> no, grazie. Eh, nello, specifico, nello specifico vuoi sapere quanto si può guadagnare? Allora, Canesecco guadagna tipo 30.000 euro, euro, 3 euro al secondo. Eh, no, vabbè, eh, un, non è un dato semplice da, da dire e da, da calcolare. Diciamo, diciamo, Semplicemente. Vai, dillo tu. Diciamo tutti. Tenete un rapporto 1 dollaro, 1000 visualizzazioni. Allora, ragazzi, tendenzialmente, come vi dicevo, non è facile da calcolare perché cambia anche per loro in base ai video che fanno ogni mese, in base alle visualizzazioni che hanno, eh, quindi effettivamente non c'è una, una cifra media. Sì, appunto, viene influenzata da quante visualizzazioni fai, quanti click ricevi, quanti video carichi, qual è la tua frequenza, dal periodo dell'anno, quanto investono in Google. È un dato che non si può calcolare. Sono tanti diciamo che. Eh, spero che non mi ucciderai per questa cosa che sto per dire. YouTube può diventare un lavoro a tutti gli effetti, nel senso che ti puoi mantenere solo con YouTube, ma in Italia diciamo che non puoi permetterti di mantenerti una Porsche. Guadagni per vivere. Una, no, no, infatti, niente macchine. L'assicurazione si sì, sì, si può pagare. Domande. In che senso?

Avevano queste passioni e hanno quindi iniziato a fare questo tipo di video. In Italia, ad esempio, c'è già lo zafferano, Sara Peronace, che probabilmente conosci, che è stata la prima che ha iniziato su, su YouTube e adesso ha un sito, è con Banzai e collabora quindi con tante altre realtà. Ci sono i Cotte Frullato, um, ci sono delle, degli altri creator, sicuramente minori, che hanno iniziato il loro, il loro percorso e che quindi piano piano si fanno, si fanno la, loro, la loro strada. Quello a cui tu fai riferimento probabilmente sono delle eh, figure di, eh, io li chiamo mh, diciamo della sorte di agenti o comunque degli incubatori se così possiamo dire, che collaborano spesso con... Con gli youtuber che sono i multi-channel network, cioè delle realtà più strutturate che eh, lavorano con, con i ragazzi, li aiutano nella definizione magari del, eh, del palinsesto, li aiutano a livello di creatività, di, di risorse che potrebbero avere a disposizione o comunque in un qualche modo fanno un po' da tramite tra YouTube e tra i canali stessi e eh, diciamo che in questo caso saranno mh, solitamente loro a gestire anche la partnership e tutto il tema di monetizzazione per cui, nel senso, quelle però sono realtà ulteriori diciamo che qui rimaniamo più sul, in questo panel più sul tema videomaker ci sono dei contatti del team di partnership sempre su YouTube poi se vuoi a, al termine del, del meeting ne parliamo se fai ancora una domanda chiama la sicurezza in poche parole no, non è vero <ride> altri dubbi, curiosità? Certo. Allora io ti rispondo, da un punto di vista generale sicuramente il pubblico di YouTube è un pubblico giovane, non giovanissimo, nel senso che quello che abbiamo visto dalle nostre ricerche è che il 39% è tra i 18 e i 34 anni. Um, lascio a voi se avete altre opinioni sul, sul tema invece dei, dei gamer. No, io penso che alla fine il pubblico sia libero di guardare quello che vuole, quindi molto probabilmente c'è un pubblico che ama i gameplay e quindi giustamente guarda i gameplay, quindi sul, sulla tematica io non entrerei ovviamente, nel senso ognuno è libero di guardare quello che vuole, dobbiamo prendere eh, consapevolezza che c'è un pubblico che ama un certo tipo di format e quindi nel caso di Favij, beato lui, nel senso eh, per quanto riguarda poi ovviamente il discorso artistico, quindi hai fatto riferimento a Boban Pesov, eh, lì io mh, penso che poi sia un po' anche responsabilità di chi fa YouTube, eh, che ha tanti iscritti, che ha tanto seguito, valorizzare determinati contenuti, quindi con gli strumenti, mi piace, condivisioni. E come diceva Matt, molte volte su YouTube c'è tanta concorrenza, non ci si mette mi piace, non ci si condivide il video. E questa cosa bisognerebbe superarla. Eh, per quanto riguarda Breaking Italy, anche quello è un format ovviamente di, di informazione e quindi anche in quel caso lì eh, dipende sempre dal pubblico. Eh, riuscire il pubblico di YouTube è fatto da tanti, da tanti fattori, l'età, il sesso, molto probabilmente c'è un pubblico molto giovane che segue sicuramente i gameplay secondo me i gameplay eh, vengono, vengono seguiti tanto perché il pubblico giovane non può comprare il videogioco appena uscito cioè io almeno quando avevo 14-15 anni non è che compravo i videogiochi appena usciti perché per c'erano ancora i videogiochi perché non c'erano i videogiochi io avevo questo Atari le, le, le astine, Atari sì, no, intendo dire che probabilmente c'è questo amore per i gameplay anche perché il ragazzo, il ragazzino, non potendoselo permettere, o comunque dipende dal genitore se glielo compra, quindi ha la possibilità di vedere qualcosa come quando noi andavamo in sala giochi a guardare quello che giocava e magari noi ci facevamo una partita e gli altri, quelli più adulti, se ne potevano fare di più e quindi guardavamo. C'è questa, questa sorta di seguire qualcosa che loro non, magari non riescono a permettersi di avere e quindi di giocarlo e quindi lo guardano. e Quindi questa cosa, secondo me, è un. È un punto a favore dei gameplay, cioè c'è proprio questa, questa voglia de, del pubblico giovane di non, magari non lo riescono a possedere e quindi lo guardano. Dopo c'è chi lo possiede, lo guarda comunque come intrattenimento. Che poi, comunque, era un po' anche per rispondere alla domanda della storia della cucina, cioè credo che eh, il pubblico su YouTube c è, c è, è di tutti i tipi, poi dipende che cosa uno gli dà. Allora, la maggior parte degli youtuber, soprattutto in Italia, tantissimi, cercano di seguire il trend. Allora arriva uno che a un certo punto mette un video su un videogioco, perché gli passa per la testa di farlo, viene seguito, altri 200.000 che giocano con i videogiochi decidono, ok, lo faccio pure io. E Favij non fa solo quello, per esempio, io non lo conosco, ho visto qualcosa, ma non è proprio un video di gameplay. Se c'era qui qualcuno che faceva veramente video di gameplay diventava pazzo. <ride> Se tu mettevi i favi ai gameplay. E il problema, per esempio, della, della roba di cucina è che Cotto e Frullato, ad esempio, non è proprio un programma, un canale che parla di cucina. Cioè la cucina è una scusa per fare tutt'altro. Quindi la cosa che vedendolo mi viene in mente è che non c'è ancora un pubblico disposto o interessato lì a, gu a guardare robe di cucina però si guarda lui perché è simpatico perché è enorme, perché poi fa ridere che frulla tutto e se lo beve cioè quello è secondo me youtube è un po' alla fine con la televisione e il cinema sotto questo aspetto, cioè un film blockbuster incasserà sempre di più di un film indipendente che vince il Sundance Festival e youtube è uguale le cose più mainstream, più commerciali vanno di più nel nostro piccolo, quando facciamo parodia, facciamo milioni di visite. Se facciamo un video comedy un po' più strutturato, arriviamo a 100-200.000 visite. Sì, un elemento secondo me importante è un tempo c'era solo la televisione come strumento di fruizione di qualcosa di esterno. E se sul canale 5 c'era qualcosa che non ti piaceva, tu andavi sul 6, sul 3, sul 2, poi è arrivata la televisione tematica. Quindi, se non ti interessa di storia. Tu non lo vedi Story Channel, vedi un'altra cosa, vedi Fox. Poi a un certo punto è arrivato YouTube e si è diffuso come è adesso e come può essere sempre di più. E se non ti piace qualcosa, tu non ti limiti a cambiare canale o a non vederlo. Ma scrivi questa cosa non mi piace. E quello, cioè, la risposta secondo me alla tua domanda, che può essere una domanda estesa che tutti sentono di ricevere ogni volta che vedono un contenuto, a me dà l'idea, e questo è l'elemento secondo me negativo del commento, della scritta, del parlare di una cosa che c'è su YouTube. Mi, mi dà l'idea che di presetto le persone quando aprono YouTube c'è una testa che esce dallo schermo e fa che ne pensi, ti piace o non ti piace? Cioè già il tasto mi piace o non mi piace, già il fatto che c'è il tasto non mi piace, cioè se non ti piace vattene, cioè non lo guardare, è inutile che mi dici che non ti piace. Però il fatto che Favij, che io ogni tanto vedo per quanto non sono un mega game player, però comunque cioè, ci sono delle cose, delle dinamiche che non riesco a capire e mi interessano, Vedo che sotto ci sono anche dei commenti negativi, ma perché? Cioè è un ragazzino che gioca ai videogiochi, ma se non ti piace non te lo guarda. Questo è il cosa ne pensi di un canale, secondo me. Grazie, io ringrazio il pubblico in sala, ringrazio il pubblico che ci sta seguendo in streaming perché mi dicono che abbiamo ricevuto più di 800 commenti e che è una veramente delle dirette più seguite di The Festa della Rete. Ringrazio gli organizzatori che ci hanno permesso di fare questo panel e ringrazio voi. Grazie per essere intervenuti.